dedicato a tutti, al benessere della mente di tutti, un confrontarsi sull'educare alle nuove dipendenze e insieme il desiderio di sviluppare e condividere nuove soluzioni, offrendo alle famiglie fiducia, speranza e ottimismo. Relatore d'eccezione, il professor Tonino Cantelli, psichiatra e psicoterapeuta. Dipendenza tecnologica, chi è il retomane? Ma lo siamo un po' tutti. Dobbiamo dire che stiamo viaggiando verso una colossale dipendenza dalla connessione. Un po' tutti siamo immersi nella rete, cerchiamo affetti, sesso, amicizia, informazioni, a volte in modo davvero eccessivo. Prima leader dei nostri figli eravamo noi genitori. Secondo lei oggi è giusto che i leader siano dei coetanei influencer sulla rete? Beh, questo è un vero problema, cioè i bambini e gli adolescenti hanno costruito comunità autoreferenziate di cui gli adulti non sanno nulla, anzi c'è da dire che gli adulti sono per i nostri figli inutili, questo è un vero problema, siamo molto deludenti ma anche inutili e questo è una novità dei nostri tempi. Ma la tecnologia è uno strumento, è un ambiente? No, la tecnologia non è uno strumento, questo lo pensano gli ingenui. La tecnologia è un ambiente che modifica il cervello, che modifica l'aspetto cognitivo, che modifica l'aspetto emotivo affettivo e persino il modo di relazionarci fra di noi. Ci condiziona profondamente e sta cambiando il mondo. Ecco, in questo ambiente come si sviluppano e si creano le relazioni? Si creano moltissime relazioni, caratterizzate da due fattori fondamentali, la velocità, tutto è velocissimo, tutto è consumato rapidamente, e un tantino di superficialità. In fondo, nelle relazioni da connessione noi non siamo veramente interessati all'altro, ma piuttosto a soddisfare i nostri bisogni. Insomma, è una sorta di trionfo dell'ego, del narcisismo che in questo momento sembra imperante. Se parliamo di autenticità di relazione? Dobbiamo fare un po' di fatica. Questo mondo ci interroga profondamente su che cos'è autentico e cosa non è autentico. Sembra quasi che l'unica autenticità sia dare sfogo ai propri istinti, ai propri bisogni, al proprio egoismo, al proprio io. E forse questo ci impedisce di vedere fino in fondo l'altro. Ecco, una sua definizione dell'uomo d'oggi. Più che dell'uomo d'oggi direi del bambino d'oggi, un bambino autosufficiente che costruisce il sapere in modo indipendente dagli adulti, un bambino molto solo perché paradossalmente tutti gli indici di studio ci indicano che siamo sempre più soli, e un bambino che sarà forse un adulto incapace di guardare negli occhi un altro adulto e incapace di capire i bisogni veri dell'altro. Tornare indietro è possibile? Tornare indietro non è possibile, questo è un processo che dobbiamo governare. Tocca a noi che abbiamo un cervello analogico e siamo in fase di estinzione, io e lei siamo in fase di estinzione, e governare questo processo e dare ai nostri figli, a questa generazione digitale, il gusto della bellezza dell'incontro autentico.